Il tema di oggi riguarda Gesù che istruisce i suoi discepoli e come capitolo di riferimento abbiamo soprattutto il capitolo di Matteo 13, dal versetto 1 a 17. Ma poi vedremo che faremo anche una breve citazione anche dei capitoli dal 14 al 17. Comunque ci arriveremo piano piano. Se vi ricordate, la volta scorsa abbiamo parlato del discorso della missione. Oggi il discorso di Gesù che istruisce i suoi discepoli ed è detto così perché Gesù istruisce i suoi discepoli attraverso le parabole. Quindi, settimana scorsa era il discorso della montagna, oggi entriamo nel discorso in parabole. E come dicevamo la volta scorsa, il capitolo 10 era fondamentale per appunto il discorso della missione, così il capitolo 13 di Matteo è invece fondamentale per quanto riguarda tutto l'insegnamento in parabole. E infatti, a tal proposito, troviamo ben sette parabole che sono queste: la parabola del seminatore, la parabola della zizzania, la parabola del granello di senape, del lievito che fermenta, del tesoro nascosto in un campo, la parabola della perla preziosa e infine la parabola della rete gettata nel mare. Come vedete, in un solo capitolo troviamo tutte queste sette parabole, che adesso andremo un po' ad esaminare una per uno. Iniziamo dalla parabola del seminatore. Se avete la Bibbia, vedete Matteo 13, versetto 4-9. A tal proposito, Gesù dice: ecco il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole, fu bruciata e non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Questa è la prima parabola. Ora, prima di continuare, c'è da sottolineare una cosa importante, che cioè le prime due parabole che noi troviamo nel capitolo 13 sono particolari perché? Perché anzitutto sono le parabole più lunghe, ma non solo per quello. Sono le due parabole che poi Gesù in separata sede spiegherà ai suoi discepoli. Perché i suoi discepoli appunto gli chiedono di spiegargli la parabola che loro stessi non avevano compreso. E questo già ci dice una cosa molto importante, cioè che anche i discepoli stessi di Gesù spesso non riuscivano subito a capire, a comprendere il significato della parabola. Ecco che allora era fondamentale, è stato importante che Gesù li prendesse in disparte da soli e con calma gli spiegava il significato. Ecco, nelle prime due parabole che adesso andremo a vedere, Gesù darà anche le spiegazioni. Per quanto riguarda la parabola del seminatore, la spiegazione la troviamo nei versetti che vanno dal 18 al 23, dove Gesù spiega ai suoi discepoli che il seme, appunto gettato dal seminatore, è la parola di Dio che viene seminata. I vari tipi di terreni sono coloro che accolgono la parola di Dio, che la ascoltano, la comprendono e quindi la mettono in pratica. Ecco, questi sono come il terreno buono.
che porterà frutto il 100, il 60, il 30 per 1. Poi tutti gli altri terreni che non portano frutto, perché? Perché ascoltano la parola di Dio, ma o se la fanno rubare dal maligno. Gesù spiega appunto, possono essere le tentazioni, possono essere i vizi. O la fanno bruciare dal sole, perché non hanno appunto radici profonde. Queste possono essere le tribolazioni o le persecuzioni non accettate. O infine, perché la fanno soffocare i rovi, dove appunto i rovi possono essere le varie preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza. Poi, per quanto riguarda la seconda parabola è detta la parabola della zizzania e la troviamo nei versetti che vanno dal versetto 24 e 30. E Gesù ci dice che il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico. Seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: Un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: Vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania, con essa sradicate anche il grano. Lasciate che l'uno e l'altro crescono insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai miei mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Anche qui, come dicevo prima, in separata sede e precisamente dal versetto 37 al versetto 42, Gesù spiegherà ai suoi discepoli questa parabola dicendo che colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità. E li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Ecco, come potete leggere, qui non c'è niente da aggiungere, perché più chiaro di così non si può spiegare. Quindi vedete anche l'importanza proprio della spiegazione che Gesù stesso dà alle parabole, basta soltanto leggerle e meditarle. Però, come dicevo prima, la particolarità di queste spiegazioni non le ha date a tutti, ma soltanto ai discepoli in separata sede. Poi, da queste prime due parabole, Gesù continua con altre piccole parabole, che sono, come abbiamo detto prima nell'elenco, anzitutto la parabola del granello di senape. La troviamo in Matteo 13, versetto 31-32, dove Gesù dice che il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto. E diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Subito dopo continua con la parabola
del lievito che fermenta. Matteo 13, 33. Anche qui Gesù afferma che il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Come vedete, qui ritorna sempre il tema centrale, come dicevamo nel primo incontro del Vangelo di Matteo, che è appunto il regno dei cieli. Subito dopo ci sono altre parabole che Gesù appunto racconta, che è la parabola del tesoro nascosto. Anche qui Gesù, parlando del regno dei cieli, dice che il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. La sesta parabola è quella della perla preziosa trovata da un mercante. Ancora una volta Gesù: il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. E infine l'ultima parabola, la settima, è la rete gettata nel mare. E qui Gesù ci dice che il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Come vedete, sono 7 parabole, ma ogni parabola andrebbe veramente letta, approfondita, meditata, perché anche queste parabole, un po' più brevi che abbiamo visto, in realtà hanno in sé un insegnamento veramente grandissimo, che Gesù appunto trasmetteva attraverso questo linguaggio simbolico. Il capitolo 13 si conclude con Gesù che va nella sua patria per insegnare, ma ancora una volta viene rifiutato dai suoi. Perché? Perché per loro è motivo di scandalo il fatto che Gesù, il figlio del falegname, figlio di Giuseppe, possa avere una sapienza così grande e possa compiere così grandi prodigi. Quindi, ancora una volta, i suoi che non l'accolgono. Il capitolo finisce con Gesù che dice che un profeta non è disprezzato se non nella sua patria che in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Come vedete, ci sono sempre delle cose che già ne abbiamo parlato negli incontri precedenti, che però in qualche modo si ripetono. E quindi tutto un cammino, no? Ma come dicevo prima, abbiamo nel titolo non soltanto il capitolo 13, ma anche i capitoli, dal capitolo 14 al capitolo 17. Ecco, dicevo, farò una breve sintesi. In realtà i capitoli comprendono tanti altri significati. Io ho cercato di prendere un po' il tema, quello più centrale, per quanto riguarda l'insegnamento, facendone veramente una breve sintesi. Ma ripeto, sono tutti spunti che in qualche modo vi sto consegnando, ma che poi dovete in qualche modo da soli, in disparte, meditare, leggere e veramente entrare nel testo per farlo proprio. Quindi questi sono solo un po' di spunti che vi sto dando, che vi possono aiutare appunto a entrare nel testo. Ad esempio, per quanto riguarda l'insegnamento del capitolo 14, troviamo Pietro che chiede a Gesù di farlo camminare sulle acque.
Se vi ricordate, gli apostoli stanno sulla barca, Gesù va incontro a loro camminando sulle acque, gli apostoli inizialmente hanno paura pensando che sia un fantasma, quando invece capiscono che è Gesù, Pietro gli dice di farlo camminare, di farlo andare incontro a lui camminando sulle acque e Gesù glielo permette. E così Pietro effettivamente inizia a camminare sulle acque. Ma poi, impaurito dal vento forte, inizia ad affogare. Chiede aiuto a Gesù, Gesù allora lo tira su e gli dice: Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ecco, da questo brano possiamo imparare che spesso magari noi siamo presi da tanto entusiasmo, ma abbiamo ancora una fede troppo piccola. Quindi magari partiamo spediti, ma quando arrivano le prime difficoltà, i primi contrasti, un po' le prime persecuzioni, in qualche modo iniziamo ad affogare. Iniziamo in qualche modo a dubitare. Ecco, sicuramente a volte anche a noi può succedere quello. E quindi l'insegnamento è proprio di stare attenti e appunto di non avere poca fede e di non dubitare soprattutto della presenza del Signore nella nostra vita. Poi, nel capitolo 15, Gesù ci insegna che ciò che rende impuro l'uomo non è ciò che entra dalla bocca, ma ciò che esce dalla bocca, cioè dal suo cuore. Continuando dicendo che dal cuore, infatti, provengono propositi malvagi, omicidi, adulteri, impurità, furti, false testimonianze, calunnie. Ecco allora, dal capitolo 15 possiamo imparare che l'impurità nasce dal cuore. Quindi, custodire il proprio cuore, vegliare il proprio cuore e non preoccuparsi tanto da ciò che accade fuori da noi, da quello che gli altri in qualche modo potrebbero dire o fare, ma ciò che esce da noi nei confronti degli altri. Capitolo 16. Gesù dice ai suoi: Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita a causa mia la troverà. Ecco, anche qui l'insegnamento che possiamo cogliere è il fatto che se veramente vogliamo seguire Gesù, dobbiamo rinnegare noi stessi. E seguire Gesù significa prendere la croce e seguirlo. Non c'è altra via se non rinnegare se stessi, prendere la propria croce e seguirlo. E infine arriviamo nell'ultimo capitolo, che è il capitolo 17, dove dopo la liberazione di un demonio, Gesù insegna ai suoi discepoli che a causa della loro poca fede non sono riusciti a cacciarlo loro stessi. Concludendo dicendo che se avrete fede pari a un granello di senape, direte a questo monte spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà impossibile. Anche qui l'insegnamento che possiamo cogliere dal capitolo 17 è appunto di avere fede. Quindi, come potete vedere, anche c'è questo collegamento un po' tra i capitoli, no? Che può diventare anche un itinerario che parte appunto dalla poca fede e dal dubbio che uno può avere di fronte alle difficoltà, parte da una purificazione interiore del cuore che ci porta a rinnegare noi stessi, quindi a fare spazio al Signore. Rinnegando noi stessi avremo anche la forza e la capacità di prendere la propria croce e di portarla. E infine
ad arrivare ad avere un po' più di fede. Questo, come vedete, può diventare anche un po' un itinerario, possiamo dire, con vari passi di un cammino spirituale. E quindi, come vedete, nel capitolo 13 abbiamo detto è ricchissimo di insegnamenti che ci vengono consegnati da Gesù attraverso appunto il linguaggio in parabole. E poi lui le spiegherà alcune di queste. Ma anche dal capitolo 14 al 17 ci sono veramente tante cose. Io qui adesso ho fatto una sintesi, ma se avete il testo davanti vedete che ce ne sono anche altre cose su cui veramente vale la pena approfondire, meditare e masticare proprio la parola di Dio, che in qualche modo va proprio masticata per farla nostra. Ed ecco che allora con questo vi auguro a tutti veramente una buona meditazione e una buona preghiera fino al prossimo incontro. Quindi magari in questa settimana trovate del tempo per approfondire questi punti, questi spunti che vi ho consegnato.